essere risolto. Poi l'ultimo argomento è quello delle antenne. Noi lo poniamo ogni conferenza di capigruppo, cioè non c'è conferenza che non diciamo, qui io ho la testimonianza pure di Francesco, ogni conferenza diciamo ma le riprese. Ovviamente giustamente avevi ragione per il rispetto per i cittadini, perché loro hanno fatto la petizione, quindi a loro bisogna rispondere quando, soprattutto. L'ultimo argomento era, poi diamo spazio a delle domande se ritenete, perché noi vorremmo che queste conferenze stampa ci poniate anche delle domande su temi che possono essere di interesse. Se riuscite a metterci in difficoltà è una sfida, l'ultimo, noi siamo bravi sempre. L'ultimo argomento è quello delle antenne. Questa è una vicenda su cui abbiamo già fatto una conferenza stampa, abbiamo indicato le ragioni per cui i partiti di opposizione hanno appoggiato e hanno proposto, hanno fatto loro una petizione, una proposta di deliberazione che era partita dal comitato delle antenne, che era stata sottoposta ai consigli di maggioranza, che questi non avevano sottoscritto e che poi abbiamo sottoscritto, hanno sottoscritto i consigli di minoranza. Il fatto nuovo rispetto a questa vicenda che viene in consiglio comunale il 15, quindi nel consiglio tra il 15 e il 22, è questo, che c'è il parere del dirigente preposto che va letto bene, perché dice molte cose, però poi nella soluzione sintetica e finale sembrerebbe negativo e sembrerebbe tagliare un po' la testa a questa questione. Però il problema che vogliamo porre noi è questo: non è possibile che l'amministrazione, quando debba dire no a delle cose a cui è difficile dire no, faccia ricadere tutto sulla struttura burocratica, e quando deve prendersi meriti se li prendano gli assessori e gli amministratori. Ora, quello che si è chiesto in questa delibera non è prendiamo le antenne e spostiamole, perché questa delibera avrebbe dovuto essere accompagnata con spese per 300-400 mila euro, quanta era la previsione di spesa per fare questa operazione. È solo una delibera di intenti, di intenzione, rispetto al quale il parere di un dirigente è una cosa che lascia il tempo che trova, francamente. Cioè, noi vogliamo la risposta politica del Consiglio Comunale rispetto a questo problema. Poi come riusciremo a realizzare questo obiettivo sarà un passo ulteriore successivo, in cui sarà impegnata la struttura amministrativa e burocratica del comune, delle opposizioni, nel ricercare i fondi, siti, eccetera eccetera. Però vorremmo che dicesse una parola chiara, cioè se il sito imparato con il dipilato è un sito in relazione alla sua antropizzazione, in relazione al problema della salute, che ormai è un problema che è esploso in quel sito, è un sito ancora idoneo per poter continuare a fare trasmissioni televisiva, anche telefonici, stanno, c'è di tutto là, oppure questo sito deve essere preso e spostato da un'altra parte, con i tempi e con i modi che ci vorranno, e cioè in un sito che è stato già individuato, dove non c'è tutta questa antropizzazione, dove non vive la gente e dove può essere realizzata una struttura efficace, efficiente e idonea per tutte le telecomunicazioni. Ecco, vorremmo che il Consiglio Comunale dicesse questo, al di là di quelli che possono essere gli aspetti tecnici per fare questa cosa, sui quali ci si sta rovellando da 2 anni senza uscire da questo problema. Siamo a vostra disposizione. Posso? A proposito delle antenne, il sindaco in un'intervista, che l'ho fatta forse prima di Natale, disse che 300.000 euro sono una somma veramente esigua per poter effettuare questa operazione, e che tra l'altro non sarebbe giusto nei confronti delle utenti a norma lo spostamento totale dei tralicci. E la risposta è chiara, cioè l'ha già dato una risposta, probabilmente per questo noi abbiamo un parere negativo del dirigente, nel senso che non c'è la volontà politica di fare questa cosa, si ritiene, probabilmente, poi sono delle scelte politiche che uno fa, che valgano più interessi, investimenti di emittenti e più che la salute dei cittadini. Questa cosa, ci dicessero questo, insomma, a noi ci basta anche dire questo. In un momento in cui il problema dell'ambiente, della salute, di queste cose è un problema importante, dire che sono più importanti gli investimenti delle emittenti, ma diciamo che non vogliamo sacrificare nessuno e nulla, anche perché gran parte di questa spesa sarebbe sopportata dal comune, quindi non è che quelli vengano a essere sacrificati. Sono scelte politiche. Se c'è una commissione di 3 milioni di euro, prendendo 300.000 euro saranno... Posso dirti una cosa sulla questione dei soldi, 3 milioni di euro, 300.000 euro, poi parliamo anche delle missioni
Guardate, qui molte volte noi prendiamo le decisioni veramente a scatola vuota, cioè senza avere i dati di riferimento. Capite bene che lì la prima cosa che andava fatta da subito, e sono passati 2 anni, lo dovevamo aver già fatto, voglio dire, lui disse che doveva essere immediata questa storia, è monitorare esattamente la situazione. Sono passati 2 anni di buone intenzioni, gli abbiamo detto a questo comitato 3.000 volte nei vari incontri che le centraline stanno arrivando, sembrava che dovevano arrivare il giorno dopo le centraline, dopo gli ultimi incontri che abbiamo fatto, ma ad oggi non è arrivato nulla. Cioè noi lì siamo, per esempio, per quanto riguarda le misurazioni, siamo legati all'ARPA che dice una cosa e quando viene, guarda caso, non troppo poco sono tutti nella norma, e non lo so, è effetto di non so che cosa. Invece abbiamo i dati del comitato che ci dicono che i dati sono esattamente il contrario, sono sempre al doppio, al triplo rispetto a quelli previsti. Allora, io dico, la prima cosa intelligente da fare non è solo là che lo dovremmo fare, ragazzi, non è solo là sopra monitorare, ma per esempio noi ci vogliamo preoccupare di monitorare pure lo stato del nostro ambiente. Dove stanno le centraline, per esempio? Io mi verrebbe in mente di mettere qualche centralina pure intorno agli olifici italiani, ma così tanto per vedere, ma che lo stato della nostra aria quant'è? Questo sarebbe intelligente, ed è solo il comune che può farsi, che poi tra l'altro queste centraline non è che costano cifre stratosferiche, 10.000 euro mi pare, l'impegno di spesa, cioè capite bene che con poco si può avere risultati che ci possono consentire, dati che ci possono consentire di prendere le scelte migliori. Ma qui le cose più semplici e più intelligenti da fare, chissà perché non si fanno, perché poi alla base c'è quello che diceva Antonio, la volontà politica è quello di andare incontro alle esigenze anche di questi cittadini. Questi cittadini sono cittadini a pieno titolo della città di Monopoli, sono cittadini che se la devono vedere loro col mese di marzo, di serie B. Questo è quello che è il messaggio che diamo a questa gente. Cioè, se io veramente mi preoccupo della salute di queste persone, mi devo informare, devo essere tempestivo. Invece qua il tempo passa che è una meraviglia, da conferenza tecnica, conferenza così, al dirigente che dice con lì, dalle centraline che non arrivano, dall'ARPA che dice il mese fa, capite, capite che poi dice ci togliamo questo problema e poi chi verrà fra 5, fra 3 anni a governare si prenderà in carico, voglio dire, non è così, ragazzi, cioè non è così.